non ci addassa nessuno. Nessuno, io lo so per dirci. Ma poi ci parla tutta la... Buongiorno carissimi telespettatori e benvenuti ad una nuova puntata di Casa Chalet in diretta dallo Chalet del Centro. Oggi una puntata un po' particolare, ma prima vediamo l'argomento che tratterà Don Francesco Riccio e poi vi dico io. Buongiorno a tutti, sono mezzogiorno e 37, quindi siamo in direttissima. Questa mattina parleremo di non nuova camorra organizzata, ma di nuova cooperazione organizzata, una bella storia di riscatto sociale. Noi qualche giorno fa, precisamente la settimana scorsa, abbiamo incontrato lo youtuber Diego Laurenti, che purtroppo, essendo youtuber, è un po' svampidello, è arrivato in ritardo, ma noi l'abbiamo preso lo stesso e oggi vi proporremo questa bellissima e simpaticissima chiacchierata. Ci siamo divertiti tantissimo e adesso tocca a voi, sigla! Listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Laurenti, o meglio, lo youtuber. Pensa un po', sì. Pensa un po', lo youtuber, così come si dice? Youtuber. I-U-T-U-B-B-R. U-B-B-R. Youtuber. YouTuber. Napoletano. O youtuber. No, 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 no. È... L'accento non è YouTube, youtuber o dice a nonna, invece youtuber o dice o zio, YouTube, capito? Ah, ok, quindi noi siamo più da siamo zio. Siamo più giovani che non ci stiamo ancora in. Ok. Quella è, la, è il mood. Ma che fa lo youtuber? Allora, che fa lo youtuber? Lo youtuber in realtà... È un mestiere? È un mestiere. È un mestiere. Fare lo youtuber è un mestiere. Calcolando che lo youtuber è colui che crea contenuti su YouTube, io non sto più facendo quello, quindi non mi ritengo più uno youtuber. Cioè, mi ritengo ormai youtuber come nome. Ah, ok. Non più come definizione. Anche perché il mio progetto finale non è quello di restare youtuber. Insomma, questo è stato un veicolo... Beh sì, poi dopo ne parleremo. Ne parleremo, perché... però... lo youtuber sì, in realtà intrattiene le persone sul web. In che modo? Che non sa, c'è quello che vuoi fare. Cioè, quella è la cosa. Quindi puoi fare gameplay, puoi fare delle rubriche di intrattenimento, puoi fare gossip, sta uscendo di tutto. Di tutto. E tu che cosa fai? Aspetta. Non lo so. Prima di dirlo. Prima di dirlo. Facciamo vedere ai nostri telespettatori un pezzettino piccolo piccolo, piccolo poco di quello che fai, ma giusto pochissimo. Vai, poi vi andate a vedere quelli completi, vai. Amici miei, benvenuti in questo nuovo video. Prima di guardare questo video voglio fare un esperimento con voi. Voglio creare un video con tutte le reazioni di voi che seguite la pagina ai miei video. Quindi prima di cominciare a vedere prendi un altro cellulare e registrati mentre guardi questo video. Ma no, non finirà mai sta storia di animali. Ma non sembri una pecora, sembri un terrorista. Non parla manco un terrorista, ma parla un re maggio, un pastore col presepe. Grazie. Grazie. Ancora cosa baci? E i calzini smettono per, perciò si chiamano calzini, se no si chiamano manini. Ciao! Avete visto quello che fa? Avete visto? Avete visto che bello? Bellissimo. Bello. Ma allora, come dicono sempre a Bergamo, sì. Ma come te prurudo per capo? Come dicono invece in Giappone, non saci. No, è stato un vero e proprio caso. Sai quando tu magari un pomeriggio veramente non c'hai niente da fare e dici, ma io mi ha già mandato qualcosa? Cioè, qualcosa devo fare, perché non è possibile che sto senza far niente oppure a fare sempre le stesse cose. Faccio sempre musica, tutti i giorni musica.
sempre là a suonare. Che poi dovete sapere che lui canta, sa cantare anche esatto. molto bene, fa delle dirette sulla sua pagina. Poi vi faremo Facebook. Vedere a breve, anche, mi sono andato fatto un mio domandaggio, ma comunque. Poi con la sorella Noemi. Sì, mia sorella Noemi, che pure canta, fantastico. Che attualmente sta facendo lo spettacolo con Sal da Vinci a Italiano di Napoli. Tra l'altro a dicembre ci sarò pure io con Sal, perché tornerò... Come cantante, perché tornerò da Milano e quindi... Che poi tra l'altro tu devi stare un bel po' a Milano, cioè fino a un mesetto a Milano. Forse un po' in più. Lo perdiamo. Che brutto argomento. Perché devi fare a Milano? Che vi a fare tra la nebbia? Sto lavorando con Radio Italia. Mm. E è partito come un dai, vieni, facciamo delle cose insieme. Ci siamo trovati bene reciprocamente. Ed è diventato un dai, vieni, facciamo... Loro ti hanno pescato con i tuoi video, attraverso esatto, i tuoi video. Esatto, attraverso i miei video, hanno visto quello che facevano, avevano dei progetti, e forse hanno guardato pure un po' oltre quello che io facevo sul web, perché fondamentalmente... Beh, hai fatto anche tante altre cose sì, fuori dal web. Assolutamente. Lo ricordiamo, hai lavorato Stille con... Stille a metà, con Sal da Vinci, di Alessandro Siani, ho avuto tantissime altre esperienze. Ma è iniziato giù, perché tu sei giovanissimo, è iniziato proprio sì, piccolo in fasce. Sì, io ho 26 anni. Sei giovane. Sì, sono giovanissimo. Che bello, mi piace quando lo dici. Ma sta cominciando a piacermi, capito? Quando cominciano ad essere 30, ti piace quando dici... Una... Sì, ho cominciato però piccolissimo. Dove 30... E sulla nonna che ti dice, beh, ma sei giovane. Esatto. Oppure, oh, non si vede proprio, Bouchard. No, comunque... Quando vogliono fare le postegge, che già sanno che tu hai sopra i 30 anni... Vabbè, 24, 25. Sì, no, beh, però la cosa più brutta che però precede questo fatto qua è quando, ma quanti anni hai e quanti me ne dai? No. Oddio, esplodi, ti prego. Cioè, ti prego. Cioè, crea un buco nero e buttati dentro, che non è possibile. Io odio questo fatto, quanti me ne dai. Comunque, ritornando, sì, siamo veramente... Ma sì, ma questa è una a parlare di mio zio, così. Scusa, l'hai nominato prima. Mio zio prima, sta voi, benissimo, tutto posto. Tra l'altro. Okay. Tutto bene, ti saluta, grazie, ma detto, grazie, mi raccomando, salutami Carmen. Grazie. Dai, le esperienze fuori dal web sono quelle che più mi emozionano, cioè non perché io non dia valore al web. Quindi tu vuoi fare quello fuori dal web, io nella tua vita da grande, vuoi fare quello fuori dal che c'è fuori dal mondo web, allora, o magari li vuoi integrare tutte e due? Brava, questi? Brava. Io vorrei portare il web a teatro, perché io adoro il teatro. È una grande scommessa. Immensa. Come si fa? Immensa, ci organizziamo e andiamo a mangiare. No, è grandissima, perché tra l'altro tu sai sicuramente, la televisione ha delle regole, la radio ha delle regole, il teatro ne ha altre, il web ha le sue regole. Cercare di fare un translate delle regole, il translate è la traduzione, vuol translate in modo che fare una traduzione delle regole del web e portarle al teatro è una grandissima scommessa che molte persone dicono è persa in partenza, però io ci credo. Il mio obiettivo finale è quello. Pur si muove. Sì. Sì, io voglio sempre essere quello dei video, perché non mi va di staccare. Cioè, sei simpaticissimo. Ma non è vero, bro. Ma sì, ma poi voglio dire, delle volte non è soltanto il fatto di essere simpatico, perché la simpatia ce l'hanno un po' tutti, ma anche cercare, tu hai anche un lavoro di ricerca, no? Ritornando sempre alla tua attività da YouTuber. Sì. Di ricerca di questi video che poi tu commenti, no? Assolutamente. Ed è davvero... particolare, straordinario, non è facile, perché non tutti i video sono facili da commentare, non tutti i video necessariamente possono suscitare un'emozione. Esatto, sì, ma infatti il lavoro maggiore è quello, è metterti là e non dormire perché devi trovare il video. Ma è incredibile, sembrano i casting di X Factor, capito? Con la differenza che chi fa te li schifo, propongono anche, te li propongono anche. Sì, a voglia. No, ma per oppure fortuna... Oppure, ad esempio, ci sono persone che dicono, io ho fatto questo video, fa ridere, mi lo fanno... Fai... Sì, lo fanno tantissimo. Ma sai qual è la cosa bella? Che la maggior parte dei cantanti mi contattano dicendo mi è piaciuto il video che hai fatto, perché io cerco sempre di stare dietro quella soglia dell'offesa, ovvero cercare di non offendere mai la persona che sto commentando, bensì cercare di analizzare il video in maniera ironica. Quindi diciamo che principalmente forse i video che io faccio, questa è una chiave che magari non tutti forse sono riusciti a percepire, io vado ad analizzare il lavoro che è stato fatto al videomaker, non vado ad analizzare il cantante... la persona. Esatto, non mi permetterei mai di dire in un video se una ragazza infatti ultimamente abbiamo visto a parte giacchettina con stampa, quello è spettacolare,
si divertendo molto proprio sui video musicali, quelli molto particolari, ambientati. Assolutamente. Paradossale, quasi in tutte le parti del mondo, ma in realtà sono a Napoli. Sì, perché prendono spunto da questo genere che è nato qua. Un reggaeton, un po' incredibile, latina. Non cioè, farlo. Quali sono i video che ti danno più soddisfazione? Quelli che proprio dici, oh, questo devo commentare, no, questo spaccherà. Quelli che so che avranno la maggiore risonanza, chiaramente. Quali sono? Quando è uscito il reggaeton... Cosa che proprio è di gran moda? Cioè, è una cosa che proprio spacca, cioè tu vedi, spacca. Sono due, sono tutti i video di Daniele De Martino, che è un cantante napoletano, perché fa una tipologia di video in cui parla a un certo punto. Sai, le cose che faceva Gigi Alessio 20 anni fa. Quindi tutto ciò che fa Daniele De Martino, tutto ciò che fa Valentino. che, Gabretta. Esatto, Gabretta e Cagnolino. quelli sono quelli che dico, vabbè, questo va. Perché già di per sé il video funziona, se poi ci aggiungi pure la battuta, ci aggiungi il tempo... Alla fine crei un prodotto che alla gente piace, però l'enfasi proprio del fatto, porca miseria, devo fare un video, e quando escono quei video clou tipo Ginza e reggaeton che ha fatto Sharon, tipo la canzone che è uscita ultimamente, Stammo Tutto Fox, sai, perché tu sai che sì, quello è fantastico. Sono temi attuali, dici, se li vado a trattare in maniera ironica sicuramente daranno risonanza ironica, a loro. Ironicax, si può dire? No! No, dobbiamo aggiungere la X a ogni cosa. Ah, cax, ok, sì, per il fatto del Fox. Sì. Che tra l'altro questa è una cosa tristissima, cioè, noi dobbiamo ammettere che è una cosa triste. Mi sta morendo la lingua, piano piano, sta andando in cancrena. Perché, però vedi, questo da un certo punto di vista mi dà pure rabbia, perché con la musica si influenza tanto pure il modo di parlare. Arrivare ad inventare dei termini, arrivare a storpiare la lingua napoletana in questo modo... ti fa avere una vena di sorriso malinconico quasi, cioè, se... Beh, anche perché poi tu fondamentalmente sei cresciuto con la musica, fai musica, quella assolutamente vera. Ma prima di continuare a parlare voglio farti fare una cosa. Vai. A sorpresa, lui non sa, no? Non sa niente. Come non fa? C'è una rubrica, però non ti voglio dire, non ti voglio dire di che rubrica si tratta. La guardiamo e basta? No, no, tu la devi lanciare. Ad occhi, sempre come dicono a Bergamo, Ashcat. Giusto. Quindi vai, lancia la rubrica. Allora, ragazzi, io non so. Non possiamo sapere. Allora, che io non so è. Cosa succederà, cosa vedrete, cosa vedremo. Però ti stai mettendo le mani avanti. Ci devi provare. E se hai fatto una rubrica su Valentino, in poi sapi niente. Ma no. Vabbè, comunque, guardiamoci la rubrica. Vabbè. Oh, yeah, yeah. Anche gli uomini colorano i capelli. Con questa rubrica vogliamo sfatare il tabù e i pregiudizi che gli uomini temono di colorare i capelli. In questa rubrica potete notare come possiamo eliminare i capelli bianchi creando un vero e proprio camouflage, nascondendoli, non proprio togliendoli del tutto, quindi restando brizzolato ma con un'immagine diversa. Vedrete delle tipi di schiariture molto naturali, dove si va ad evidenziare il taglio e dove si va a dare luce il taglio. Questa è una delle tecniche di colorazione che noi utilizziamo all'interno del nostro salone, ovvero questa è una tecnica per dare luce al taglio e dare luce ai capelli stessi, dando un effetto californiano, tipo un effetto mare. Andiamo ad isolare delle zone cotonando i capelli. In questo caso noi andiamo solo a colorare la corona centrale, ovvero dal frontale fino al centro testa. Adesso, come vi dicevo, le zone isolate dalla cotonatura le andiamo a sporcare con un super schiarente. E dopo, nell'asciugatura, vediamo il risultato. I tempi di posa di questa tecnica di colorazione oscillano tra i 10 e i 15 minuti, in base alla base dei colori che ci abbiamo e in base alla schiaritura che il cliente sceglie. Se proprio lo possiamo definire, questo è uno chatouche rivolto sul maschile. Questa come tecnica di colorazione è quella che parlavamo per la copertura dei capelli bianchi, ovvero il camouflage. Questa tecnica va ad applicare il colore con un pettine specifico che va ad irrigare la crema colorante all'interno dei capelli. Questo tipo di colorazione va a ingrigire i capelli bianchi, quindi dando quel senso di brizzolato, ma lasciando naturale l'immagine del cliente stesso. Magari, ecco, paragonando al famoso George Clooney.
i tempi di posa e i tempi di applicazione. Il tempo di applicazione è 1-2 minuti, i tempi di posa sono 5 minuti, ovvero la colorazione che noi utilizziamo si chiama Color 5, dal nome colore in 5 minuti. Questa è un'altra tecnica di colorazione che noi consigliamo spesso ai clienti. Questa colorazione è chiamata freestyle, come vedete io con il pennello vado a delineare delle ciocche. In questo modo vado a valorizzare la texturizzazione e la scalatura che sono andato a creare precedentemente nel taglio. Questa è una delle colorazioni che viene spesso scelta dal cliente maschile e noi la consigliamo a tanti, perché non fa altro, come dicevamo, a dare luminosità e valore al taglio stesso. Il cliente che colora i capelli, oltre ovviamente ad essere diverso dagli altri, va ad enfatizzare la sua personalità e la sua immagine stessa. Benissimo. Ci stava. Allora, io guarda, secondo te com'è andato il tuo lancio? Secondo me bene. Sì, ma chiamato Barbara D'Urso e ha detto: senti, ma puoi dire a quella a fianco a te che si sposta e fai tutto il programma da solo? Ho detto Barbara, non fare così. Ha detto: no, no, con quello via questione. Ah. Sta qua fuori. Bene. Col cuore. Molto col cuore. Allora, torniamo a parlare di te, ma sì. Tu effettivamente hai detto che cosa vuoi fare da grande, vuoi portare il web diciamo in teatro, okay. Ma nasce prima la tua vena artistica comica da videomaker, okay. O quella per la musica, anche perché poi è un affare di famiglia la musica per sì. Voi? Sì, diciamo che a parte noi siamo una famiglia artisti, io canto, mia sorella canta, mio padre sono campanella, mia mamma fa l'applauso, quindi questa è l'attinenza che abbiamo. C'è tutto un cast. No, però nasce prima, assolutamente prima la musica. A 11 anni ho scoperto, a una recita di quinta elementare, ho scoperto che mi piaceva la musica. Cioè, avevo cantato sta canzone. Quali sono i tuoi cantanti preferiti? Stromae. Ti ispiri? Stromae è il principale. Bene, è singolare. Sì, comunque... sì. I Queen, Brian McKnight, passi da un estremo all'altro. Finizio, sì. Ah, bene, il nostro Finizio, amico Finizio. Ma il nostro amico Finizio. Andiamo ciao, Gigi. Lui ci segue. Gigi, ciao, Gigi. Gigi, vieni anche Gigi, tu qui, dai, così facciamo una session. Esatto, con, così. No, Gigi per me è stato veramente un grande esempio, come lo è stato pure Sallo, come è stato Siani. No, nasce sicuramente prima la musica. Questa, no, vena comica, perché non la chiamo vena comica, per me noi non, ci sono a volte dei colleghi che dicono noi facciamo video comici, noi non facciamo video comici, perché la comicità è nato fatto, la comicità va studiata, ha dei tempi, ha bisogno del contatto col pubblico, non sto sminuendo quello che facciamo, sto solo dicendo che è totalmente un'altra cosa. Mi ricordo una volta Siani, io buttavo a terra quello che facevo, Alessandro mi disse una cosa bella che fu: non sminuire quello che stai facendo, perché quello che sta ci fai non lo sai fare tu, ma quello che stai fatto non lo sai ci fai. E questa è una grandissima cosa, è un grande insegnamento. Quindi nasce prima questo amore spropositato per la musica che mi accompagna ancora, e per realizzare la musica io cominciai a fare questo, perché vedevo che il pubblico cresceva, quindi dicevo magari se un giorno io avrò la possibilità di avere un pubblico, vorrà dire che la musica che io farò la potrò dare a qualcuno. Ha preso il sopravvento sta cosa. Che ormai intrattenere mi piace, cioè è diventato parte integrante. Non è vero, non lo so fare. No, non è vero. Intratteniamo il pubblico in modo random. Vabbè, ma poi tu comunque hai a che fare con il... cioè intrattieni il pubblico del web in un modo, con un linguaggio, il pubblico certo. Da teatro con un altro linguaggio. Oggi poi tutti quanti vogliono esplodere sul web, tutti i blogger, tutti i fashion blogger, food blogger e quant'altro. Ma padri di famiglia, se tu dovessi dare un consiglio a una persona che comunque di successo, no? Che consiglio? Vabbè, comunque tantissimi followers, è innegabile, a meno che non le comprati, però so che non è così. Ma chi ci deve in euro a Facebook in generale? Però. ecco, che consiglio vorresti dare? Divertitevi, cioè nel senso,
se cominciate con delle pretese che possono essere quelle di che bello, voglio la scarpa gratis e voglio il vestito regalato, perché poi sono cose che succedono, fortunatamente io questa cosa l'amo tra l'altro. Anche io, quindi infatti vedi, approfitto, se mi volete, se regalare, volete regalare vestiti, io sono vestiti, tutti i giorni in onda. Tutti già, e vi sponsorizza malamente proprio, sì. Divertitevi, partite senza pretese, perché è stata forse la strada che... a me ha dato la possibilità di viverla serenamente, perché sai, se parti con il fatto, quella voglia di parti sapendo di voler arrivare, stai tutto il giorno nervoso perché devi aggrapparti, devi fare, invece no, con la massima serenità, divertimento. Adesso ti faccio fare un'altra volta la cosa della rubrica, un'altra. Ma diversa. Mi dici qual è? No, un'altra volta. È diversa però questa. Questa è una rubrica diversa, è lo chalet del centro dove ci troviamo adesso, quindi vedi bene come devi comportare, perché okay, dopo pranziamo pure qua, quindi. Allora facciamo una cosa, vi siete fidati prima, avete visto che la rubrica di prima era interessante, questa qua ve la lancio col cuore. Buongiorno signori, dallo chalet del centro un saluto agli amici di Casa Chalet. Siamo qui per presentarvi un'interpretazione di un cocktail che ha fatto un pochettino storia, un po' come il Negroni. L'americano, stavolta fatto da una variante un po' nostra, creata da noi, l'americano lo zenzero. Innanzitutto diciamo che di questo drink dell'americano non c'è una storia ben nota. Qualche piccola documentazione ce l'abbiamo. Una sua comparsa nel 1860 al Gaspare Camparis Bar di Milano. Andiamo a vedere un attimino cos'è questo americano. Questo americano non è altro che è un drink, è un aperitivo, ma non del tutto americano, è tipico italiano, fatto con due prodotti come bitter Campari e vermut di Torino. Ma andiamo a vedere la nostra variante. In questo caso l'americano comprende bitter Campari, soda e vermut. La nostra variante invece l'abbiamo cercata di farla un pochettino più tropicale, diciamo, togliendo la soda e mettendo un altro prodotto sodato, come il ginger beer, un prodotto che nasce nel 1700 in Inghilterra. Andiamo a prepararlo. Innanzitutto raffreddiamo il nostro bicchiere con del ghiaccio. Prendiamo il ghiaccio nel nostro bicchiere, aggiungiamo del bitter orange, giusto 2 gocce, andiamo un'oncia di vermut rosso, un'oncia di bitter Campari, e poi abbiamo ancora mezza oncia di cinarra, un altro prodotto tipico italiano, un liquore di erbe officinali e carciofo. Aggiungiamo la nostra mistura del ghiaccio, renderò ancora più fresco, una leggera emulsione, e poi quello che dicevamo prima, la nostra bibita allo zenzero, detta anche birra allo zenzero, ma non perché sia una birra, semplicemente perché veniva preparata nel macchinario dove proprio si preparava della birra, con una leggera gradazione alcolica, una leggera emulsione. Possiamo metterci anche un agrume essiccato, in questo caso abbiamo del lime essiccato e un leggero fil di limone con oli essenziali. Amici dello chalet, il nostro americano lo zenzero. A me è piaciuta, a te è piaciuta? A me sempre, poi io sono qua. Ma anche alle persone che ci stanno guardando, cioè in delirio la folla per questa rubrica qua, io non si è capito niente, cioè c'è gente aggrappata alle finestre. Succede tutti i giorni, ma non è perché lo so, tu. Ma che le rubriche così sono. Lo so, le rubriche...
Che cosa? Ci sono io. Ok, le rubriche così sono. No, non è vero, è meravigliosa Carmen. Allora, siamo arrivati. Questa è una sviolinata perché ha un po' di cose da farmi perdonare, di farsi perdonare il signorino. Non potete nemmeno immaginare che cosa vado a farmi perdonare. A parte che sto ancora vedendo se ho ancora il telecomando. Non ce l'hai più il telecomando. O impari a scavalcare con la macchina o la lasci fuori. Quindi. Ci proviamo, dai, facciamo gli allenamenti. Allora, prima di salutarti però. Sì. Devi cantare. No, che devo cantare? No, ti prego, sto male. Sto male. Dai. Fai finta che questo è il Re Leone, fai quelle cose così. La tazzina. Hai visto la storia del cane? Certo, immagino. Visto la storia del cane. No, hai visto quanto era tenero? Bellissimo. No, dimmi... è il tuo cane quello? No, è il cane della mia ragazza, è bellissimo, è un cucciolo. Dimmi una canzone. No, tu, quello che vuoi tu. No, non lo so. Gigi Finizia, tu prima Gigi Finizia. Gli amori veri nascono di sera, tra un sorriso e una parola, come è stato scritto su di noi. Cercheremo il sole a primavera e non resterai mai sola, quanta luce su di noi. Bravo! Che schifo! Bravo! Sto malissimo, vi giuro, sto malissimo. Bravo, bravo, sei forte, sei forte, però volevo pure Simba, facciamo. Allora, salutiamo. È una giostra che va. Bene. L'abbiamo fatto. Bravo. E la gente ha appena capito che non giusto caffè, Cadinda. Vabbè, abbiamo bevuto. Tra l'altro io posso dire una cosa, sono rimasto malissimo perché quando mi sono seduto ho detto porta le tazzine, ho detto bello, c'è sto caffè. Non c'è. Adesso andiamo a bere. Ma poi non ho capito, il fatto di mangiare qua e stare qua al caffè e buttare solo un piatto oppure ci sarà anche qualcosa dentro? No, ci sarà qualcosa dentro, okay. Sorpresa. Però il cioccolatino è c'è. È vero, questo è vero. Apro, scartalo, lo puoi pure mangiare, poi lo so che è polistirolo dentro. No, allora non mi puoi mentire fino a questo punto, ti prego. È bellissimo. No, il cioccolatino è vero, confermo. Ecco, però, anche le bustine di però, zucchero. Però il caffè non c'è sta. Dai, adesso andiamo a prenderci un bel caffè. Dai, ci sto. Anzi, aperitivo, poi pranziamo e poi caffè. Facciamo esatto. Le cose sistemate. Oh, stiamo a dieta. Offre lui, siamo, oddio santo, Costantino, io insalata. Esatto, Costantino, lei insalata, io non lo so. Io un po' vic. Grazie Diego, a voi youtuber. Grazie Laurenti, a voi. Seguitelo, seguiteci. Sì, su Facebook, su Instagram, seguite pure Carmen, perché sennò Carmen Palop fa, ma poi non mi mandano le sponsorizzazioni. Ecco, dovete vestire, mi raccomando. Incollatevi a questo programma perché oggi ci sono io e potete pensare che sia una cosa scadente, ma domani ci sarà un artista qui. Allora, pausa, tra pochissimo. Ciao. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back no more.